pensando e immaginando il film, ho cercato di fare come un viaggio mentale dentro me stesso, dentro il periodo antico, nel senso ho cercato di capire come potevo rappresentare un periodo storico così lontano da noi, e quello che mi è arrivato forte nell'immaginazione, nell'immaginario, era proprio quello di costruire un film che comprendesse un universo di elementi primordiali, un mondo in cui la natura, non essendo ancora spiegata, non essendo ancora codificata per gli esseri umani, diventa non solo la manifestazione del divino, ma diventa anche il nemico da combattere, diventa anche qualcosa che per noi contemporanei è inimmaginabile. Che cosa significa codificare un mondo di cui non si sa nulla e come poi tutti gli elementi, come dire, compongono e comprendono questo universo? Pensiamo a un mondo così lontano dal nostro in cui l'uomo, che è solo e che non è in grado probabilmente di spiegarsi quello che gli sta avvenendo intorno, costruisce una mitologia, costruisce divinità, costruisce un modo di relazionarsi con l'ignoto che secondo me è veramente il cuore di questo film. Fino al 15-16 di agosto, anche il 20, potete decidere di andarvene e scappare. Ma sono serio su questo, nel senso che i posti sono difficili, pioverà sempre, gireremo con la pioggia, gireremo col fango. Il film l'avete letto e ha tanta difficoltà dentro, non lo nascondo, ma lo dico sinceramente, nel senso sento che non sarà facile portarlo a termine. Sento che ci saranno un sacco di insidie, senza quel cuore che poi si deve mettere ogni tanto nel lavoro non andremo molto lungo. Allora ragazzi, bocca al lupo a tutti e speriamo che le idee abbiano pietà di noi, eh? Motore! Quando mi chiedono che film stiamo facendo, non so se dire stiamo raccontando la storia o la leggenda, no? Perché poi c'è un mix curioso di questi due elementi. Romolo e Remo, questi due fratelli, che insieme e attraversando un percorso di vero odio-amore, e iniziano questo esodo alla ricerca fondamentalmente di qualcosa di non esattamente definito, ma che era fondamentalmente l'arrivo al fiume, era l'arrivo, cercare di superare questo fiume oltre il quale sarebbero stati al sicuro. Ho provato all'inizio del film a parlare con gli attori e con tutta la troupe per cercare di anticipare e di spiegare quello che avevo in mente, cioè di portare questo film in luoghi e località estreme, lontane dalla civiltà, fortemente primordiali, ma anche estremamente tecnicamente molto difficili. Le location sono molto complicate dal punto di vista tecnico, dal punto di vista logistico. C'è stato un lavoro di ricerca di più e più mesi. Abbiamo cercato di individuare degli ambienti che fossero assolutamente il più possibile incontaminati, che ci potessero riportare a quello che era un po' almeno l'immaginario che abbiamo noi del tempo. E la cosa che secondo me è una delle cose più belle è che l'abbiamo trovati nel Lazio. E quindi dove sono successe le cose, forse ancora riusciamo a ritrovare delle tracce.
questo è un film che ti appaga per certi versi, perché lavori col cinema, con la forma del cinema, cioè hai tutti gli elementi, hai il corpo, hai la mimica. L'elemento che mi può aiutare nelle lotte, anche per aver visto delle cose del passato, era l'elemento del fuoco. Cioè io rispetto molto la luce naturale, mi baso sempre sulla realtà degli oggetti. Quindi il fuoco è un oggetto realistico di questo tempo e io ci gioco. Arriva il primo, uccide lui che tagliava la cosa. Tu ti fai scudo con lui, libera me, lo spinge a te, tu lo usi come scudo umano e vai là. Vediamolo. Stop. Per farla buona, visto che la macchina magari sarà là, la prima mazzata non gliela dare sulla parte. Paolo. Azione! In questo caso abbiamo 13 protagonisti che non hanno mai fatto questo tipo di film, piano piano li hanno insegnati i vari combattimenti fino insomma, a completare tutto quanto. Montare tutte le coreografie, tutte le battaglie è stato un lavoro non da poco. Tante che ci hanno seguito, che sono stati preziosi per noi e ci hanno dato la possibilità di fare una preparazione da un bel po' prima dell'inizio delle riprese, in questo capannone dove siamo partiti. Di non fare male il compagno di lavoro, questo ti pesa un po'. È stato bello vedere come durante il corso del film si sono evolute le loro tecniche di combattimento, tutti quanti hanno cercato di migliorarsi, erano tutti stimolati nel vedere i loro compagni dare il massimo, come da semplici attori sono diventati degli attori stunt, insomma, quindi hanno cominciato anche con il corpo a mimare quello che io gli dicevo a livello di combattimento, quindi sono molto soddisfatto. Meccanica, rifacciamo la meccanica, okay. Lentamente. Poi ti rialzi e fai mezzo passo in là, rialzandoti. Esatto. Okay. Quante me ne dai dopo? Tu fai mezzo passo sul taglio, io, e tu quando ti rialzi. Io ti faccio su questo taglio, ti faccio questo. Me ne vado di qua. Da gusto che lavoriamo interrottamente con i grandi circuiti di distanza, abbiamo fatto veramente un gran lavoro fisico, è molto difficile comunque, allo stesso tempo divertente ma molto difficile per tutti, e però ha nutrito i nostri momenti. Ci sono stati dei momenti, perlomeno per me, mi sono sentito a contatto col film, con la natura, col contesto, con l'epoca, e alla fine non c'è più quell'attore di esperienza, l'attore giovane. Allo stesso tempo sei fratello, allo stesso tempo sei amico, allo stesso tempo sei veramente tutto e di più. Il film ha delle dinamiche anche psicologiche tostissime, estremamente particolari. Ogni personaggio riesce a prendere l'ambiente che lo circonda e anche queste difficoltà estreme che ha e che sta avendo all'interno dell'universo del film, le porta dentro il suo personaggio e le tira fuori per restituire allo spettatore. Ricordo quando abbiamo iniziato, o comunque quando mi hanno detto che avremmo iniziato questo percorso insieme, questo viaggio, questa avventura, il grande senso di responsabilità. Siamo sempre legati a un filo e rischiamo tutto il tempo che questo filo si spezzi. La cosa bellissima è che è un film anche che pone delle questioni inquietanti. Sono in fondo dei rifugiati, sono delle persone che scappano, che cercano una terra, cercano un luogo in cui vivere. Dire che è molto attuale il problema, no? Dire poco.
Io sono, sì, sono un figlio di immigrato, sono della terza generazione, quindi mio nonno che ha lasciato l'Italia nel 57. Sai, noi immigrati, figli di immigrati, abbiamo un legame con l'Italia che è particolare, perché è un legame che non è di oggi, è un legame che comunque è sempre del passato. Che, cioè, abbiamo bisogno di questo legame per riscoprire il nostro passato o almeno per non dimenticarlo. Certe volte mi capita di estranearmi durante la preparazione delle macchine, le inquadrature, e di guardare accanto i miei colleghi e di veramente pormi la domanda e convincermi ogni giorno di più che effettivamente quello che stiamo raccontando è molto vicino a quello che nella mia testa era quel mondo lì, era quell'epoca lì, era quell'arcaico lì. Perché dice Brethren invece di Brether, se dice Meum prima? Perché Brether è nominativo e Brethren è accusativo, quindi Meum è in questo caso il complemento oggetto e quindi lui la mette dove sta. In teoria Brethren... Cioè, se dico Meum Brether non va bene? No, perché sarebbe M è accusativo, R è il nominativo, quindi è il soggetto. È chiaro che tu potrebbe essere anche, che poi segue anche il concetto di dialetto, ovviamente già stiamo facendo questa cosa alla scoppiata di malati, ci manca che ci mettiamo pure i dialetti diversi. Però è chiaro che tu potresti dire Brethren o Brathren, che infatti nella versione recente Brathren non è un'idea, l'idea che diciamo costruiamo. Non da subito ho pensato il film in lingua antica, ho cercato di provare a immaginarmi le scene e l'idea di farlo in italiano, in inglese. Devo dire, facevo molta fatica, nel senso che sentivo che al film mancava qualche cosa, mancava un coraggio in più, mancava un salto in avanti. La lingua del primo re, il linguaggio che i personaggi parlano, il latino arcaico ricostruito attraverso fonti contemporanee al periodo storico in cui si immagina che Roma e Remo siano vissuti. Il mio tipo di competenza è tendenzialmente molto lontano dal mondo del cinema. Quello che faccio io nella vita è studiare lingue, in particolare lingue antiche, utilizzare le lingue antiche per costruire teorie anche moderne sul linguaggio. Quanto fossi sforzato di utilizzare un latino corretto dal punto di vista del latino classico, cioè quello che noi abbiamo, Amateo risuonava molto il latino delle messe degli anni 60, il latino che si usa da parte delle persone che non conoscono il latino, cioè non riusciva a dare quel senso di straniamento, quel senso di differenza profonda tra la società di oggi e la società di Romolo e Remo che Matteo voleva dare. Il momento in cui abbiamo capito che il film sarebbe stato in una lingua altra, inconoscibile, non conosciuta nemmeno da noi, sicuramente mi ha facilitato nella scrittura dei dialoghi. Sapere che potevo scrivere in un italiano che avesse una forma molto neutra, poi quell'italiano sarebbe diventato un suono diverso, mi ha facilitato, perché il suono del protolatino sicuramente agevola, secondo me, il passaggio di questi concetti, dell'idea che dei personaggi possano parlare prettamente di destino, morte, vita, fuoco. Morito sul senso. Perfetto. Alla base di questo racconto e dei millenni poi, no, che hanno caratterizzato l'impero romano, c'è una relazione fra fratelli. Mi sembrava interessante provare a mettere in rapporto quell'emotività, quindi quel sentimento importante che due fratelli, se mai fossero esistiti, sicuramente avrebbero avuto, con quello che è stato poi l'impero Roma. Il primo problema è stato dire come riusciamo a tirar fuori da questo enorme racconto che ci viene dalle fonti, tirar fuori una storia sentimentale. L'amore di due fratelli, figli di nessuno, che scoprono di avere un futuro diverso e rispetto a questo futuro vengono posti di fronte a una scelta, cioè da una parte c'è l'amore
da una parte c'è il volere divino. Io ho amato molto questo film, mi sento molto legata al tema di questo film e credo che contenutisticamente parlando ripone fortemente la domanda del rapporto tra l'uomo e la divinità, tra la libertà e il destino, se sia l'uomo a poter determinare il proprio destino o se non faccia altro che compiere un cammino che gli è scritto dentro. E come fa adesso? Allora, qui stiamo realizzando le scene del film di Matteo Rovere e come vedete si usano materiali abbastanza campestri, servono a comporre queste capanne dell'epoca, di questa città che era Alba. Quella è la forma della tipica casa preromana che abbiamo trovato noi. Ci siamo basati anche su, diciamo, una ricerca che ha guardato gli oggetti che sono stati ritrovati dentro le tombe etrusche, come le urne famose dove, insomma, venivano seppellite, no? le ossa, le ceneri. Quindi avete visto come l'habitat, quali sono i materiali spontanei, naturali, e questo abbiamo usato. Abbiamo usato le canne perché comunque le canne lungo i corsi di fiume c'erano, quindi ho usato spesso materiali che erano in quei posti. Il villaggio di Alba è fatto in questa distesa, in questa radura della caldara a Manziana, che è quasi un paesaggio lunare. Entra molto la fantasia, no? del regista, dello scenografo, del direttore della fotografia, dei collaboratori. Questo è uno dei cadaveri che finirà poi nelle scene di battaglia. E abbiamo preso il calco di una persona vera e da lì abbiamo colato della plastilina fusa all'interno dello stampo di silicone. E poi sono stati montati tutti i pezzi su una struttura di ferro, abbiamo rifinito la texture. È un lavoro lunghissimo, di settimane di lavoro. Questo è abbastanza flessibile, non può fare troppi movimenti perché è solamente un cadavere, diciamo, da scenografia. Qui abbiamo lo stampo in costruzione di marce. Dato che è uno stampo rigido, deve essere fatto in due valve che si aprono a guscio. Poi dopo insieme dobbiamo capire come legarlo. Allora, lui ha una struttura interna. Sì. È fatta di catene con le barre. Molto strutturale dove io posso legarmi. Allora, sì, grazie mille. Quindi possiamo iniziare a fare. Questa mano qua, ad esempio, la vado a attaccare. Sì, in realtà è un lavoro che in Italia non è che lo facciamo in molti. Dunque, io mi occupo
di armi, armature in genere, faccio anche elmi, coltelli, spade, lance, pugnali, mazze, facciamo tutto a mano. Da me non vengono se le cose le trovano fatte, vengono da me se devono riprodurre delle cose che io faccio manualmente, se vogliamo come facevano 2000 anni fa, perché comunque questa è la tecnica. Chiesto un iperrealismo assoluto per poi arrivare invece magari a qualcosa di fantastico, di magico, di mai visto. Per me partire dall'estrema semplicità e dalla realtà è sempre la prima cosa. Quindi è ovvio che i greci, un po' anche i romani e gli etruschi sono stati il punto di partenza. È tutto fatto a mano praticamente. Ma ci sarà una pausa a pranzo? Cioè, il pranzo sarà prima di girare, no? Avete visto Andrea? Beh, scusate le belle domande qua. Un po'... Testa di lupo è il capo guerriero dei Velienzes. Con 4 ore di barber, extension e dread finti. Occhio, tieni chiuso perché brucia questo. L'olino viene utilizzato come elemento decorativo insieme a pigmenti ocra e color terra che sono sempre presi dalla zona, ovviamente in maniera più lavorata. Per i Velienzes si sono definiti gli uomini lupo e sono proprio una tribù a parte, che possono essere i colori africani, le tribù indio invece per i gonnellini. Perché poi la prima si è andata. Velienzes, come dice il nome, potrebbero essere la popolazione della Velia. Diciamo che il Lazio pre-romano si dice che fosse costituito da 30 tribù che sono state alla base del periodo dal quale poi emergono queste due figure archetipiche che sono state Romolo e Remo e poi Romolo, il fondatore della città di Roma. Ovviamente questa mitologia, essendo una mitologia di un periodo prefonti in qualche modo, è molto complessa e molto difficile da precisare. Questo qui è l'ingresso del villaggio dei Velienzes. Qui c'è tutta una situazione di bacino, palude, adesso l'acqua è ferma, non sembra quasi, però eccola lì, è tutta acqua con questo colore verdastro che è venuto anche quello lì naturale. Ho letto la sceneggiatura e mi sono immaginato questo piccolo villaggio in questo modo, ma già dal primo bozzetto mi è venuto spontaneo, è piaciuto molto a Matteo ed ho percorso quella strada. Mettemi i puntini su. Che dicevi? Adesso che ci siamo tarati un po' meglio, siamo sulle 2 ore. All'inizio erano 2:30, 2:40 tra costume, trucco e capelli. Tra trucco, costume e capelli, esatto. Sì. Ma Max, vai con la testa avanti, vai. Guardate il poro Max. Che tutti i giorni gli ricostruiscono un orecchio. La famosa orecchia di gomma. Dopo la prima settimana, quando ho visto per la prima volta il girato, mi sono reso conto che tutta quanta questa roba arricchisce tantissimo l'impatto che c'ha per noi e di conseguenza spero anche sul pubblico. Era un po' che non mi capitava di sapere la sera che il giorno dopo avrei avuto una sveglia alle 5:30, 5:15 che avrei dovuto badare fiumi e via dicendo. Però essere davvero contento comunque, perché c'è proprio la percezione che si sta facendo qualcosa che probabilmente, insomma, si rifarà tra molto molto tempo, almeno per noi, quindi te la godi tanto, c'è una consapevolezza grande di quello che si sta facendo, è bello, molto bello.
infatti l'altro giorno parlavamo con i ragazzi, che come dicevo siamo tanti, quindi si è creato un gruppo enorme, e parlavamo del fatto che tra 5 giorni noi saremo di nuovo a Roma, dopo 2 mesi e mezzo quasi di boschi, e la nostra percezione proprio legata alla terra è completamente diversa. Ci siamo? Perfetto, la pelliccia della porta. Vieni con me. No, ma questo me lo porto. Questo è un film che è molto complesso da fare, molto difficile, e ogni giorno è una sfida, ogni giorno abbiamo delle sequenze che probabilmente in altri film sarebbero, non so, ogni volta la sequenza più difficile da fare. Aver creato comunque un gruppo di lavoro che crede in questa idea produttiva e che non ha paura di veramente innovare, ma anche di prendersi dei grandi rischi. Cioè, noi con questo film ci prendiamo un enorme rischio a livello di resa, cioè noi assumiamo tutti insieme come squadra, tutti i reparti, tutto il gruppo, tutto l'universo enorme di lavoratori che c'è intorno a questo progetto, assumiamo il rischio di dire costruiamo un mondo. E questa cosa ovviamente è il lavoro di tutti i reparti che devono poi, come veramente un'orchestra accordata, cercare di permettere agli attori di mettere insieme qualche cosa che sia veramente unico, all'altezza di tutto quello che vedete intorno. Questa io la faccio da destra, mi facciamo bassi. Matteo Rovere è stato un grande incontro per la mia vita e per la mia carriera. Ci siamo, secondo me, molto fidati l'uno dell'altro, abbiamo costruito questo percorso insieme. L'ho trovato un regista molto altruista, molto attento agli attori, ma molto attento a tutti in realtà. Non è uno di quei registi che vogliono soltanto portarsi a casa il lavoro. Ci ha dato la possibilità, nella difficoltà più assoluta di questo film, di agire sempre sapendo che lui ci avrebbe appoggiato, e questo è stato molto importante sin dal primo momento per me. Prova un attimo a far andare Mac, orientate un attimo ancora un po' in senso orario il tronco. Giriamo ancora il tronco in senso orario. No, quello è antiorario, Mac di lì. Digli a me che in senso orario, no? Allora, dobbiamo sfruttare la corrente creata dalla turbina, capito? Così evitiamo di mettere le manichette a mano. Ok? Il Tevere esonda. La sequenza mi spaventa e mi preoccupa molto fin dalla fase di scrittura, è una delle più difficili, sia perché non è mai stata affrontata in Italia, sia perché richiede l'unione di diverse tecniche che devono essere perfezionate insieme, e questo insomma non è semplice. Poi insomma ci tengo che abbia tanta verità, sia di grande impatto per lo spettatore. Una di queste è quella che vedete qua fuori, cioè una piscina di 45 metri, larga 14, con circa 500.000 di litri d'acqua. Le variabili sono molteplici e devo dire siamo anche andati in forti difficoltà perché abbiamo avuto enormi problemi per movimentare l'acqua, il che mi ha fatto abbastanza impazzire. Allora, una cosa bella, tutto il blu dietro, il crane, abbiamo questo ramo che noi ci andiamo, usiamo il ramo per andarci ad appoggiare, e col blu screen ricostruiranno 1 milione di metri cubi d'acqua, una tormenta. Allora, questa forse è forse la più grossa scommessa nella scommessa, nel senso che è una sequenza importante ma molto avventurosa. Vedere una messa in scena così elaborata, così precisa, significa che in Italia è possibile anche un cinema completamente diverso. Sì, praticamente si vedeva centrale e soprattutto su tutto il lato sinistro, però. Perché correndo forse. Ma tu vai a farne una senza e poi della. Così non te la ce l'hai integrale. Se no mi vi apro. Ma lì andava bene, certo.
male, occhio fermo. No, vabbè, lei mi sta a fare male un botto dietro al collo. Ma lì ha detto che si vedeva. Tra poco vado lungo. La ghiacciola a 40 centimetri mi si è messa. Ma guarda adesso così da stamattina, cioè, ti prego, guarda. Dalla preparazione non si era capito benissimo quanto sarebbe stata dura fare questo film, perché ha tutta la componente tecnica della spada, della lancia, del pugnale, della colluttazione. Abbiamo dovuto aggiungere il fango, il freddo, il fatto di essere praticamente sempre nudi, la pioggia e tutta una serie di componenti che ovviamente rendono tutto molto più complicato, ma assolutamente tutto più bello. Vabbè ragazzi, ci ha graziato fino ad oggi. Gli dei ci hanno abbandonato. Sì, ora davvero ci hanno abbandonato. Devo dire, ci sono stati momenti di grande difficoltà fisica. Ma senza esagerare, cioè veramente difficoltà fisica. Io ricordo i primi check al tempio, quando abbiamo girato i primi giorni, la prima settimana. Io mi ricordo, ci siamo guardati, io e Alessandro, e per un attimo stavamo per piangere, perché era una situazione. La prima settimana ho pensato, se sono altre sette così, me la vedo veramente dura. Il freddo, la fatica, il dolore anche a volte arrivano nel fotogramma e diventano qualcosa di reale, che diventa un tremore, che diventa qualcosa che va anche oltre, secondo me, la recitazione e la preparazione, perché sono gli stessi attori a sorprendersi poi dell'universo nel quale vengono calati, si sorprendono degli ambienti, delle ricostruzioni, dei colori, e questa cosa, secondo me, in un film così fa veramente la differenza. È pronto, quindi lo mettiamo a terra, lui con la sua morte e le sue ferite. Quindi appunto, se è già morto a terra, il sangue ci vuole qua. Certo! Vai ragazzi, pronti? Prego Alessio. Ale, parti da qua, ok? Riparti da qua, l'ultima parte con Alessandro che vede il corpo di Agnese. Faccio così, proprio così. Benissimo, questo. Proprio. Se tu quando muore, capito, quando muore, quando lui. La sua morte è quando guarda così. Il Mehmet lui ha fatto tutti i tipi pietate in mia abbia un secondo prima sta a morire nella polizia. Io penso che è comunque un suo pensiero, è un pensiero che ha delle idee, quindi Mehmet lui ha fatto. Stiamo girando una delle scene, secondo me, più importanti e complicate del film, ovvero la morte di Remo. Quindi anche una delle poche scene che il mito originario ci restituisce rispetto a questo film. Remo, dopo la battaglia contro gli aliens, svarca questo confine sacro rappresentato dal cerchio dove appunto i Velienses stanno deponendo i morti, e questo gesto è un'impietà irricevibile per Romolo, e da lì la loro battaglia. Ho paura della difficoltà anche di mettere in scena delle sequenze che sono estremamente complesse, sia dalla fase di sceneggiatura che ovviamente poi dalla fase di preparazione e di ripresa. Però devo dire che siamo una squadra molto solida, molto unita, e quindi spesso il timore che ho rispetto alla complicazione, all'estrema difficoltà del film, e mi viene anche un po', no, vengo un po' risollevato nel vedere che siamo un gruppo forte e che intorno c'è una grande coesione, c'è una grande passione rispetto a questo progetto, ma perché sento che è un progetto assolutamente non solo mio, ma di tutti loro, di tutte le persone che ci stanno aiutando a farlo.